cerchiamo di capire come gestire questa situazione. È chiaro che l'ultima ratio sarà quella di risolvere questa equazione, determinare tutte le n radici e vedere se ci troviamo in questa condizione oppure in quest'altra condizione. È chiaro che se abbiamo un flusso di cassa di 30 anni, risolvere questa equazione significa risolvere un'equazione polinomiale di grado 30, non proprio banalissimo, o si fa, per carità, però se ce lo possiamo evitare è meglio. Per evitarci questo tipo di operazione esistono dei test molto semplici, che sono condizioni sufficienti ma non necessarie per poter stabilire ex ante, cioè osservando solo i coefficienti del flusso di cassa senza fare alcun tipo di calcolo, se il flusso di cassa considerato ammette un unico tir. Quindi ci sono dei test che, se verificati, ci permetteranno di sapere con certezza che il flusso di cassa è di questo tipo, ammette un unico tir. Purtroppo questi test, come dicevo, sono condizioni solo sufficienti, non necessarie e sufficienti. Quindi, se il test è verificato, potremmo dire che il flusso di cassa ammette un unico tir. Se il test non è verificato, purtroppo non potremmo dire che il flusso di cassa non è di questo tipo. E quindi vedremo come fare. Il primo test è questo. Dato un flusso di cassa caratterizzato dalla sequenza dei coefficienti F0, F1, Fn, il flusso di cassa ammetterà un unico tir se sono verificate le seguenti tre condizioni. 1. F0 minore di 0, cioè il primo importo negativo. 2. Esiste un unico cambiamento di segno nella sequenza dei coefficienti. Esiste un unico cambiamento di segno nella sequenza dei coefficienti, cioè questi coefficienti sono tutti negativi e da un certo momento in poi tutti positivi. Lo zero è neutro nella rilevare i segni della sequenza dei coefficienti, quindi va anche bene tutti negativi, tutti zero, tutti positivi. Non va bene tutti negativi, tutti positivi, tutti negativi. D'accordo? Quindi F0 minore di 0, esiste un unico cambiamento di segni nella sequenza dei coefficienti. 3. Il valore presente calcolato al tasso di interesse 0, il valore presente calcolato al tasso di interesse 0 risulta essere positivo. Se sono verificati queste tre condizioni, il primo importo è negativo, esiste un unico cambiamento di segno nella sequenza dei coefficienti, il valore presente al tasso di interesse 0 è maggiore di 0, allora siamo certi che quel flusso di cassa ammette un unico tir. Attenzione, che significa? Come si calcola il valore presente al tasso di interesse 0? Si sommano banalmente tutti i coefficienti, quindi è un'operazione che si fa semplicemente. Esempi, se vi andate a rivedere gli esempi precedenti, quei tre flussi che abbiamo utilizzato per farvi prendere dimestichezza con la definizione economica di tir, per tutti questi tre flussi era verificato questo test. Vedete, il primo importo era negativo, in tutti e tre i casi era meno 1000, per tutti e tre c'era un unico cambiamento di segno, erano tutti e tre negativo, positivi, o al più negativi 0, 0, 0, positivo, il secondo flusso di pare, anzi l'ultimo flusso di pare, e il valore presente, cioè la somma algebrica di quei coefficienti, era sempre maggiore di 0, no? Vi ricordate? Se andate a fare quegli esempi e andate a riprendere in mano, vedete che, esempio per esempio, andate a sommare i coefficienti, veniva sempre una somma maggiore di 0. Quindi per quei tre flussi di cassa il tir che avevamo calcolato, anzi che non avevamo calcolato ma che avevamo preso per buono e poi avevamo verificato con la definizione economico di tir, il 10% è
unico, era unico. Attenzione, erano tutti flussi di cassa di 4 anni, e quindi ammetteva questa equazione, 4 soluzioni. Però applicando questo test sappiamo che quel TIR che abbiamo calcolato è unico. Questo è molto importante, questo test, perché come vedremo noi è molto banale, no, da verificare. Quindi abbiamo il flusso di cassa, applichiamo questo test, se è verificato allora noi siamo certi che quel flusso di cassa ammette un unico TIR, quindi potremmo applicare il criterio del TIR che enunceremo la volta prossima, e basterà trovare un TIR con il metodo delle tabelle, quello che volete, e siamo certi che quel TIR è unico, quindi abbiamo già finito. D'accordo? Ho alcuni distinguo. Se F0 è maggiore di 0, il criterio non trova applicazione. Apparentemente non trova applicazione, ma non è così. In realtà possiamo ricondurci in questa situazione moltiplicando tutta la sequenza dei coefficienti per meno 1. Perché? Questa è l'equazione che dobbiamo andare a risolvere. Se moltiplichiamo entrambi i membri per meno 1, qua rimane sempre 0, e qui invertiamo tutti i coefficienti e quindi ritorniamo in questa condizione. Qualcuno potrebbe dire, sì, allora perché l'abbiamo messa in questo modo? Semplicemente per, come dire, bellezza dell'enunciato, ecco, snellezza dell'enunciato, diciamola così. Se non avessimo fatto in questo modo, avremmo dovuto complicare il nostro enunciato, avremmo dovuto eliminare la prima condizione e avremmo dovuto modificare questa condizione dicendo se F0 è minore di 0 e VP è maggiore di 0, oppure se F0 è maggiore di 0 e VP a 0 è minore di 0. È semplicemente più difficile da ricordare, meno mnemonico, e quindi preferiamo enunciarlo in questo modo. Però ricordiamoci che se F0 è maggiore di 0, la prima condizione comunque riusciamo a verificarla moltiplicando tutti i coefficienti per meno 1. Così come, in questo caso ovviamente non ha poca applicazione pratica, perché, come dire, ha poco senso, però anche nel caso in cui F0 è uguale a 0 possiamo ricondurci in queste condizioni. Come? Beh, semplicemente in questa equazione qui non c'è F0, e quindi dividiamo tutta l'equazione, entrambi i membri dell'equazione, per x. Qui rimane 0 e qui ci sarà f1 più f2x più f alla n meno 1, f alla n per x alla n meno 1. E quindi la sequenza dei coefficienti diventa f1, f2, fn. Abbiamo semplicemente modificato la nostra origine dei tempi e quindi f1 diventa f0. Quindi applichiamo il teorema, la sequenza f1, fn. F1 diventa F0 e quindi ci riportiamo in questa condizione. Andiamo a fare il test su F1, d'accordo? Anche qui, stesso discorso. Lo facciamo perché sennò avremmo dovuto scrivere tutta una serie di cose che sarebbero state più difficili da ricordare. Bene, questo è il primo test. Condizione sufficiente, ma non necessaria. Che succede se il primo test non è verificato? C'è un secondo test. Secondo test, sempre condizione sufficiente ma non necessaria, è un po' più complesso del primo test nel fare i calcoli. Bisogna fare un minimo di calcoli e quindi, come dire, lo utilizziamo. Allora, nella buona parte dei flussi di cassa che si utilizzano nella realtà basta il primo test, no? Tutti i flussi di cassa che hanno uscite e poi entrate, alla fine ce la caviamo col primo test. Però possono esserci dei flussi di cassa un attimo più complessi anche nella realtà, che ne so, uscite, poi pensate a un investimento di un'azienda, costruisco un nuovo impianto, spendo dei soldi, poi incomincio ad avere delle entrate e magari già so che tra 3 anni devo fare un'altra operazione di investimento perché ho una tecnologia che dura solo 3 anni, d'accordo? E quindi avrò uscite, entrate. È un esempio banale, primo che mi è venuto in mente, però insomma può essere verificato nella realtà. C'è un altro test che è questo: il flusso di cassa ammette un unico TIR se sono verificate, sempre condizione solo sufficiente, le seguenti due condizioni: 1, F0 minore di 0, con le stesse avvertenze di prima. Quindi,
se f0 è maggiore di 0 moltiplichiamo tutto per meno 1, bla 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 bla. 2, attenzione, cerchiamo di capire bene questa seconda condizione, perché non so perché viene sempre poi agli orali enunciata in maniera distorta o comunque incompleta da parte degli studenti. Allora, calcoliamo con un metodo qualsiasi un tir. Quindi calcoliamo con un metodo qualsiasi un tir e lo chiamiamo tir star, col metodo delle tabelle, come vi pare. Anzi, chiamiamolo istar, va? Istar. Istar. Istar è un po' eccessivo. Quindi calcoliamo un tir con un metodo qualsiasi e chiamiamolo istar. Se per questo tir istar risulta che la parte non recuperata dell'investimento, UDT, è minore di 0, per ogni t appartenente all'intervallo 0n-1, e si annulla solo quando t è uguale a n, allora istar è l'unico tir del flusso di gas. Lo rivediamo. Calcoliamo con un metodo qualsiasi un tir istar. Se per questo tir istar la parte non recuperata dell'investimento U di t, quella che abbiamo visto prima, è negativa per ogni valore di t compreso tra 0 e n-1, quindi ad eccezione dell'ultimo t uguale ad n, e si annulla proprio e solamente quando t è uguale a n, allora quel tir è unico. Beh, innanzitutto si deve annullare quando t è uguale a n per definizione, perché il tir, lo ricordiamo, abbiamo detto che è il tasso di interesse che viene pagato sulla parte non recuperata dell'investimento. Quindi, come abbiamo visto prima, t uguale a n si deve annullare la parte non recuperata dell'investimento. Se però si annulla solo per t uguale ad n, e quindi di converso la parte non recuperata dell'investimento è negativa, attenzione, prima nel nostro esempio, anche per semplicità, non abbiamo utilizzato il segno meno per rappresentare la parte non recuperata dell'investimento, eh? In questa definizione diamo per scontato, così come deve essere, che la parte non recuperata dell'investimento è negativa, no? Io parto da un investimento pari a meno 1000, quindi anno per anno avrò una parte non recuperata dell'investimento, se scelgo le uscite negative, che è negativa, no? Questo lo specifico, che qualcuno potrebbe dirmi, nell'esempio precedente avevamo una parte non recuperata dell'investimento che era positiva a 1, 2 e così via dicendo. No, semplicemente nell'esempio di prima abbiamo preferito assegnare il valore positivo alla parte non recuperata dell'investimento per chiarezza espositiva. Questo per dire che nei casi precedenti eravamo proprio in queste condizioni. No? Nei casi precedenti tutti e tre flussi di cassa verificavano anche il secondo criterio. Avevamo calcolato un tir, il 10%, per quel tir il 10% avevamo un UDT negativo in tutti i valori di T tranne l'ultimo, si annullava solo nell'ultimo. D'accordo? Quindi anche in questo, nei tre casi che abbiamo visto prima, i tre flussi di cassa, tutti e tre, verificavano il secondo criterio. Questo è un attimo più complicato perché noi abbiamo bisogno di calcolare un tir. Qui invece non c'è alcun bisogno di calcolare un tir. Qui calcoliamo un tir, facciamo il test, se questo test viene fuori, allora vuol dire che quel tir è unico e ci possiamo fermare. Dico che viene sempre riportata in maniera errata questa definizione, perché tipicamente il 90% degli studenti, quando chiede questa domanda, si dimentica di dire calcoliamo un tir e dice semplicemente seconda condizione, la parte non recuperata dell'investimento è minore di 0, bla 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 bla. Non ha senso, perché per calcolare la parte non recuperata dell'investimento abbiamo bisogno di un tasso di interesse. Quindi preliminarmente dobbiamo calcolare un tasso di interesse che deve essere un tir, e poi con quel tasso di interesse calcoliamo la parte non recuperata dell'investimento. La parte non recuperata dell'investimento, senza dire a che tasso di interesse si calcola, non stiamo dicendo nulla. Bene, se anche questa
secondo test non è verificato, sempre condizioni sufficienti ma non necessarie, allora dobbiamo risolvere l'equazione e vedere come sono fatte le radici. Ci può solo venire in aiuto la regola dei segni di Cartesio, che non ha niente a che fare con l'economia, è una regola che vi ricordate, viene fuori dall'algebra, che ci dice che il numero di radici reali positive di un'equazione polinomiale di grado n, il numero di radici reali positive di un'equazione di questo tipo non è mai maggiore del numero di cambiamenti di segni della sequenza dei coefficienti. Quindi il numero di radici reali positive di un'equazione polinomiale di grado n non è mai maggiore del numero di cambiamenti di segno della successione dei coefficienti f0, f1, fn. E quando è minore lo è di un numero pari di volte. E quando è minore lo è di un numero pari di volte. Quindi il numero di radici reali positive di un'equazione polinomiale di grado n non è mai maggiore del numero di cambiamenti di segno della sequenza dei coefficienti f0, f1, fn. Quando è minore lo è di un numero pari di volte. Come ci aiuta questa regola dei segni? Supponiamo il caso in cui n è uguale a 4. Quindi la sequenza dei coefficienti è semplicemente f0, f1, f2, f3, f4. D'accordo? Supponiamo il caso in cui n è uguale a 4. Quali sono le possibilità? Il numero di cambiamenti di segno può essere 0, tutte dello stesso segno, tutte positive o tutte negative. 1, tutte negative, tutte positive. 2, 3 o al massimo 4, no? D'accordo? Questa è la sequenza dei coefficienti per n uguale a 4, f0, f1, f2, f3, f4. Quindi al massimo ci possono essere un cambiamento di segno qua, un cambiamento di segno qua, uno qua e uno qua. Al massimo ci possono essere 4 cambiamenti di segno. D'accordo? E quindi il numero di radici reali positive non è mai maggiore, quindi vuol dire qui non c'è niente da fare, 0, d'accordo? Qui avremo un numero di radici reali positive che è uguale a 1, oppure basta, perché non è mai maggiore il numero di cambiamenti di segno e se è minore lo è di un numero pari di volte, quindi escludiamo 0, d'accordo? Perché 0 è minore di 1 di un numero dispari di volte. Qui invece sarà 2 o sarà 0. Qui sarà, perché 0 è minore di 2 di un numero pari di volte. 1 non va bene. Qui sarà 3 o sarà 1. Qui sarà 4 oppure sarà 2 oppure sarà 0. D'accordo? Qui è banale, l'abbiamo già visto, in realtà il primo test è un'applicazione della regola dei segni di Cartesio, niente di più niente di meno. Se troviamo un tir, quel tir è unico, non ci sono dubbi, d'accordo? Qui, attenzione, trovato un tir, un numero di una radice reale positiva, non ci possiamo fermare, perché dobbiamo vedere di non essere in questa situazione. Se c'è una radice reale positiva, ce ne sarà anche un'altra. Quindi o stiamo nel caso 0, o stiamo nel caso 2. Attenzione, le due radici
possono essere reali coincidenti o reali distinte. Quindi in questo caso dobbiamo trovare entrambe le radici e vedere se sono reali coincidenti o reali distinte. Non ci possiamo fermare dopo aver trovato una sola radice. D'accordo? Qui dobbiamo gestire queste due situazioni. D'accordo? Potremmo trovarci in questa situazione una sola radice reale, le altre due saranno complesse coniugate o magari negative, non ci interessa, oppure qui dobbiamo andare avanti e dobbiamo cercare tutte e tre le radici e vedere se non stiamo nel caso di tre radici reali, coincidenti. Qui già sappiamo invece che se troviamo una radice dobbiamo almeno trovarne un'altra, non c'è dubbio. Qui è un po' diverso perché se troviamo una radice potremmo già fermarci. Troviamo una radice, magari ci accorgiamo che le altre due sono complesse, ci possiamo fermare, no? Quindi questo schema semplicemente ci può aiutare nel ricercare tutte le radici di questo polinomio che comunque vanno trovate, d'accordo? Dopodiché, come vedremo negli esercizi, se siamo in queste condizioni, allora quel flusso di cassa sarà messo al criterio del TIR. Se staremo in queste condizioni, escluderemo quel flusso di cassa dal criterio del TIR. Se abbiamo quattro flussi di cassa, tre sono così e uno è così, noi possiamo solo confrontare questi tre. Su questo non possiamo dare nessun tipo di indicazione. Quindi altra base per il confronto tra le alternative è il TIR. Introduciamo invece l'ultima base per il confronto tra le alternative che utilizziamo per i criteri. Poi ce ne mancherà un'altra che in realtà non utilizziamo per i criteri, ma che enunciamo perché dobbiamo dare un tipo di nozione. Il periodo di payback. Periodo di payback. Payback period. Periodo di payback. Periodo di payback. Allora, che cos'è il periodo di payback? Periodo di payback possiamo determinare il periodo di payback scontato e non scontato. Vediamo prima il periodo di payback non scontato e poi definiamo il periodo di payback scontato. Innanzitutto il periodo di payback cosa rappresenta dal punto di vista economico? Il più piccolo periodo di tempo che permette di recuperare l'investimento fatto. D'accordo? Se nel calcolo teniamo conto del tasso di interesse, utilizzeremo quello che si chiama il periodo di payback scontato. Il periodo di payback si può utilizzare con, si può indicare con questo acronimo oppure anche con l'acronimo che avevo indicato prima, che sono le iniziali del nome composto payback. Payback non significa altro che ritorno del capitale, mettiamola così, d'accordo? Allora, vediamo prima il periodo di payback non scontato. È il più piccolo intervallo di tempo che permette di recuperare l'investimento iniziale. Supponiamo che, come al solito, il diagramma di flussi di cassa sia caratterizzato da questi coefficienti F1, F2, F2, F0, F1, F2, Fn. Come lo determiniamo? Senza considerare il tasso di interesse, recuperare l'investimento significa sommare algebricamente le entrate e le uscite. E quindi è il più piccolo t per il quale risulta la sommatoria di fd per i che va da 0 a t risulta essere maggiore o uguale a 0. D'accordo? È il più piccolo t per il quale risulta
che la sommatoria di tutti i coefficienti compresi tra 0 e t risulti maggiore o uguale a 0. Si fa meglio, capiamo meglio qual è il significato economico di periodo di Bebeck, che è banale, dovrebbe essere almeno abbastanza banale, facendo un esempio numerico. Supponiamo che ad esempio sia questo t, f di t, 0, 1, 2, 3, 4, meno 1000, 4, no, facciamo così, va? 300, 400, 500, 600. D'accordo? Dopo un anno, quanto rimane da recuperare? Facciamo la sommatoria. Meno 1000 più 300 fa meno 700. Lo metto qui a fianco la sommatoria di f di per i che va da 0 a t. Qui chiaramente è sempre meno 1000, qui abbiamo recuperato 300, quindi meno 700. Qui recuperiamo 400, lo sommiamo a meno 700 e fa meno 300. Abbiamo recuperato 500 e diventa finalmente positivo. Il periodo di payback non scontato è 3. Periodo di payback non scontato, quindi a tasso di interesse nullo, lo scrivo perché poi introdurremo il periodo di payback scontato, è uguale a 3. D'accordo? 3 anni. È utile calcolare in maniera approssimata il periodo di payback anche in mesi e giorni. Questo perché anche qui il criterio lo introdurremo la settimana lezione prossima, quindi la settimana prossima. Però anticipiamo, tra due flussi di cassa, se applichiamo il criterio del periodo di payback, quale sceglieremo? Quello che ha il periodo di payback più basso, voglio recuperare l'investimento il prima possibile. Allora, se uno ha 3 anni e uno ha 2 anni, prenderemo quello che ha 2 anni, ma se entrambi hanno 3 anni, per scegliere potremmo utilizzare un'approssimazione per calcolare il periodo di payback in mesi e giorni. Attenzione, questa approssimazione ovviamente avrà senso se questo 500 lo possiamo considerare equamente distribuito nel corso dell'anno. Cioè, se abbiamo un investimento di natura finanziaria, le obbligazioni, questo 500 avviene esattamente a fine dell'anno, quindi c'è poco da fare. Recupero a 3 anni. Se abbiamo un investimento invece di natura che sono tecnologico, costruisco un impianto per produrre, per semplicità utilizzo i ricavi, cioè i guadagni dell'impresa localizzati alla fine dell'anno. Però è evidente che nella realtà questi guadagni sono uniformemente distribuiti nel corso di tutto l'anno. E quindi ha senso calcolare il periodo di payback anche in mesi e giorni, no? Quindi questa approssimazione la potrò utilizzare solo se il caso reale mi consente. Come si ragiona? Si ragiona in questo modo: voglio calcolare il periodo di payback in anni, mesi e giorni, e lo calcolo in questo modo: 2 anni più un numero di mesi che sarà dato dall'esatto istante in cui io recupero l'investimento, determinato in maniera approssimata in questo modo. Quanto devo recuperare nel secondo anno per arrivare a zero? Ancora 300. D'accordo? Devo recuperare ancora 300. Quindi è inutile che scrivo in formule, ma è la sommatoria che è per i che va da 0 a 2 di f di i. La cifra ancora da recuperare la metto in questi termini, quindi importo da recuperare diviso l'importo che recupero nel corso dell'anno. Qual è l'importo che recupero nel corso dell'anno? Questo importo qua, F3. D'accordo? Quindi l'importo che recupero nel corso dell'anno più importo recuperato
nel periodo. Periodo. Faccio questa proporzione e lo moltiplico per il numero di giorni dell'anno, quindi per 360 giorni. Convenzionalmente, ovviamente, visto che è un calcolo molto approssimato, considero l'anno fatto da 360 giorni, cioè da 12 mesi di 30 giorni, perché non è che sto lì a vedere gennaio, febbraio, 31, 28, non avrebbe senso. D'accordo? Quindi in questo caso io cosa faccio? Uguale 2 anni più, qual è l'importo da recuperare? 300 diviso l'importo recuperato nel corso del terzo anno, 500, per 360 giorni, quindi uguale 2 anni più, qui abbiamo i 3 quinti di 360, d'accordo? E quindi quanto fa? 72, 144, 216? Quando fai 3 quinti di 360? Prego? 216. Quindi più 216 giorni. D'accordo? Se voglio rappresentarlo in mesi e giorni, avendo scelto di considerare convenzionalmente tutti i mesi fatti da 30 giorni, questo non è altro che uguale a 2 anni più 3 per 7, 21. Quindi 7 mesi, divido per 7, e il numero di mesi sarà il risultato approssimato per difetto, e il resto, cioè 6 giorni, il resto 6 sarà il numero di giorni. Quindi il periodo di payback in questo caso sarà di 2 anni, 7 mesi e 6 giorni. D'accordo come abbiamo proceduto? Periodo di payback scontato, stessa cosa, però si applica il tasso di interesse. Quindi è il più piccolo intervallo di tempo necessario per recuperare l'investimento iniziale, tenendo anche conto del tasso di interesse. La formula quindi è questa, la sommatoria per I che va da 0 a T di F di I, 1 più I elevato alla ho usato come pedice I e quindi cambiamo pedice, che ne so, K, altrimenti abbiamo troppi I, d'accordo? Quindi F di K per 1 più I elevato alla meno K maggiore o uguale a 0. Quindi il periodo di payback sarà il più piccolo T per il quale questa sommatoria attualizzata all'istante di tempo 0 risulterà essere maggiore o uguale a 0. Esempio, facciamo lo stesso esempio con un tasso di interesse I ad esempio del 10%. Ho perso qui. Allora, qui dobbiamo aggiungerci nella sommatoria K, F di K, 1 più I elevato alla meno K. Iniziamo, meno 1000 il primo anno, qui invece dobbiamo metterci meno 1000 più 300 diviso 1,1. Quanto fa? Diciamo tre cifre significative, meno 727. Quindi qui dopo un anno devo ancora recuperare 727.
Questa cifra qui devo aggiungerci meno 727, in realtà dovrei scrivere meno 1000 più 300 diviso 1,1, ma già ho fatto questo calcolo, meno 727 più 400 che devo attualizzare, devo tornare indietro di 2 anni e quindi diviso 1,1 questa volta al quadrato. Quanto fa? Virgola? Uguale meno 396. Devo ancora recuperare 396. Anno successivo tutta questa roba, cioè meno 396 più 500 diviso 1, questa volta alla terza. Necessariamente dobbiamo arrivare all'ultimo anno meno 20,3 più 600 diviso 1,1 alla quarta. Virgola? E la cifra successiva? Quindi 390. D'accordo? Ok? Bene, abbiamo finito. Il periodo di payback di questo flusso di cassa al 10%, quanti anni è? 4. Dopo 4 anni recupero l'investimento. Evidente che il periodo di payback scontato sarà sempre maggiore del periodo di payback non scontato. Con il tasso di interesse è necessario una maggiore lunghezza in termini di tempo per recuperare l'investimento. Se voglio calcolarlo in mesi e anni si applica la stessa formula di prima. Periodo di payback è uguale agli anni precedenti, 3 anni, più il numero di giorni pari a 360 per la cifra che devo recuperare per arrivare a zero. Quant'è la cifra che devo recuperare per arrivare a zero? 20,3. Diviso la cifra che recupero, sempre attualizzata, nell'anno in corso. Attenzione a non confondersi. Quanto recupero nel quarto anno? Non 600, ma 600 diviso 1,1 alla quarta. Questa è la cifra che recupero nel corso del quarto anno. E quindi diviso 600... diviso 1,1 alla quarta, o se preferite per 1,1 alla quarta, o il che è lo stesso diviso 600 diviso 1,1 alla quarta, anzi se vi piace di più, per essere più precisi mettiamolo in questi termini: 600 diviso 1,1 alla quarta, d'accordo? Quanto viene? 17 giorni.
2 anni e 17 giorni. Quando viene? Allora, attenzione, ne approfitto per far vedere una cosa: 17,83 giorni, 3 anni più 17,83 giorni. Attenzione, in questo caso non si approssima all'intero più vicino, ma si approssima all'intero più elevato. Questo cosa significa? Che per 3 anni e 17 giorni non si recupera il capitale, per 3 anni e 18 giorni si recupera il capitale. Quindi la risposta è 3 anni e 18 giorni. In questo caso le due cose coincidono, però qui se ci fosse stato 17,01 avremmo comunque approssimato a 18, 3 anni e 18 giorni. Adesso non mi ricordo l'esempio precedente, se lo riprendete un attimo, che cosa era venuto fuori nell'esempio precedente, perché magari nell'esempio precedente era preciso? Era preciso perché erano i 3/5, quindi era preciso, non c'era dubbio. Se viene preciso ovviamente non c'è questo tipo di problema, quindi non mi era venuto in mente. Mentre invece se viene frazionario, come la stragrande maggioranza dei casi, questo è uno dei casi in cui ne troveremo tanti di questi casi, soprattutto in microeconomia, in cui non ha senso approssimare a, non ha senso economico, approssimare all'intero più vicino, ma si approssima all'intero superiore, no? Per 17 giorni non si recupera, per 18 giorni invece si recupera. Domande? D'accordo, allora terminiamo così.